Buonasera, buonasera telespettatori, buonasera pubblico presente in questo teatro. A questo proposito mi permetto di fare una piccola parentesi. Ho visto che molta parte del pubblico è tornata questa sera e di questo io lo ringrazio, ma di questo parleremo più avanti. Vorrei prima ringraziare e far vedere, se non si, se lo faranno, le persone di un certo nome che io ho notato qui presenti mentre sono arrivato qui in questo momento, e precisamente vorrei che il regista inquadrasse in mezzo al pubblico questi ospiti un po' speciali. Tanto per cominciare, vedo lì le gemelle Kessler. E poi, spaziando con lo sguardo, vedo attori noti come Maria Grazia Spina, lì. Nell'angolo più a destra, in alto, Alberto Lupo. E quella che signora che stava applaudendo di spalle Alberto Lupo è niente poco di meno che Caterina Valente. Mi sembra, credo, spero di non aver tralasciato nessuno. Dicevo prima, tornando da capo, ora ringrazio i telespettatori che hanno visto la trasmissione precedente. Ringrazio il pubblico presente che nella precedente trasmissione ci ha dato il suo calore, la sua verità, la sua presenza. Perché per noi che lavoriamo in TV, cantiamo, balliamo, recitiamo a seconda dei casi, è molto triste lavorare sempre in un'atmosfera spettrale, funerea, tombale. Perché in fondo tutto è silenzio, meno qualche leggero fruscio di ruota di gomma di una camera o di suola di gomma dei nostri amici cameraman, tutti indaffarati e preoccupati. E perciò, specialmente per uno come me, che tra l'altro naturalmente non sono né attore né tanto meno attore comico, il sentire a ogni piccola cosa detta, questo sussurrio, questa risatina, qualche volta addirittura la risata, come l'altra volta, ti ricordi Alberto Lupo che risate durante il nostro intervento? E insomma, io so che quando sono tornato a casa proprio ho perso la testa di gioia, per la prima volta in vita mia ho sentito che cos'è il pubblico che veramente applaude. E l'indomani che abbiamo fatto la solita riunione, diciamo, col regista e con i collaboratori della trasmissione, si è convenuto che, tutto sommato, è giusto che se a uno viene una battuta di spirito la dica, tanto c'è la gente che reagisce. È inutile star lì a fare il presentatore serio e composto quando si ha l'occasione di avere questa reazione, questa bella reazione. E io, se in caso mi verranno battute di spirito o non mi verranno, comunque cercherò di dirle con molto piacere. Come diceva Goffredo di Buglione quando prima dell'aperitivo gli offrivano i saladini. I saladini, no, volevo. Sai i saladini, quelli feroci, piccoli piccoli, così. Passiamo invece alla presentazione seria, vero? E presentiamo i partecipanti alla trasmissione. Allora, questa sera partecipano a Teatro 10 Nicola Di Bari, Didi Balboni, Luciano Salce, Milva, Pino Donaggio, Michele, Rita Pavone e naturalmente Don Lurio. Naturalmente, Don Lurio, dico naturalmente anche perché è legato a un contratto di 4 settimane come me, perciò è presente. Ciao Lelio. Ciao Don. Che cosa ci fai vedere di bello ora? Oggi niente, mi senti un po' stanco. Un po' che? Scusa? Un po' stanco. Stanco. Stanco, Don. Stanco. 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 Si
deve dire stanco. Infatti io dico stanco. Infatti. 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 Tu sbagli sempre tutto. Ciuccio. Tutto. Ciuccio. Tutto. Ciuccio. Si deve dire tutto. Appunto dico ciuccio. Tutto. Ciuccio. Tutto. Ciuccio. Tiè. Scusate forse Lelio, non ha parlato male, ma il mio vocabolario è un po' speciale. La musica è musica, la Lauren simpatica. A casa o al telefono si suona, suona il piano. Se ho sete chiedi sempre una bibita. Se ho fame chiedi steca con salata. In campagna mi straglio sul prato. Si parla mentre bella. Resta senza fietto. Per cantare mi ci voglio microfono. Mi piacciono gli applausi del pubblico. Boom. Grazie. Voi in automobile. Se non c'è il traffico, il chewing gum mastico. Abito in attico, panorama è magico. E trovo sempre tutto magnifico. Presento un nuovissimo cantante
che piace tanto tanto veramente. Ha il cuore tutto pieno di musica ed una voce molto melodica, gliel'ho detto. No, melodica, gliel'ho detto. No, melodica nel senso di melodica, sì. Nick from Barry, che sarebbe come dire Nicola di Barry. Così triste, per chi è solo, aspetterò tutti i giorni che vuoi, ma ti prego, torna a casa, torna da me, amore, ritorna a casa, ho paura del mondo. Quella gioia che ti lega a me, aspetterò quanto vorrai, ma ti prego, torna a casa, torna da me. Ragazza che mi piace tanto e che fa di a Balboni. Didi Balboni. Unico, unico, tu sei il più simpatico. Quando mi parli così tutto è più facile. Quando tu sei lontano mi sembra che ogni guaio succeda a me. Se qualche volta lo so sei insopportabile. Quando ti arrabbi con me diventi tragico. Ma se tu mi sorridi mi sembra che tutto il mondo sorrida a me. Solamente, solamente,
sei gentile con me, sei tanto semplice. Ma se mi guardi così divento timida. E se tu mi accarezzi non so perché, sento che appartengo a te. Unico, unico, tu sei irresistibile. Quando mi stringi così mi sento fragile. Sai che c'è? Chiudo gli occhi e ti dico che mi sa tanto che scelgo te. Spezzare questa musica, questo tono musicale che la trasmissione naturalmente ha perché è fatta soprattutto di cantanti e di canzoni, una piccola parentesi seria, diciamo, seria, sì, una parentesi cinematografica per essere più esatti. Abbiamo tra noi come ospite questa sera un noto regista della cosiddetta nouvelle vague italiana. Tutti lo conoscete, l'autore del Federale, della Voglia matta, insomma, Luciano Salce. Preferisco per il lato che è meglio, questo lato meglio. Ah, ma anch'io c'ho questo lato che è, sì, questo che è quello meno peggio, quello, sì, quello là. Beh, lo insomma, so, come anfitrione ti lascio, sì, il posto, vabbè, eccetera. Al magari massimo a metà lo pigli te questo. Senza, ecco, grazie, sì. Dunque, in questi casi non è il mio ruolo, non sono un intervistatore, un pintus che non so fare, ma insomma queste cose però, diciamo, si fanno queste domande di prammatica di solito. Quali, per esempio, sappiamo che Salce non è stato a Roma in questi ultimi tempi, no, ci vuol dire dove è stato? Sono stato a un festival, noi del cinema spesso andiamo ai festival, questi festival che ci servono soprattutto per conoscere nuovi paesi e per un artista come posso essere io, per ispirarmi, per avere nuove ispirazioni. Il conoscere gente diversa, popoli diversi, costumi diversi ci aiuta, è vero, a ricreare, a rifornire, diciamo, la nostra immaginazione. Quindi sono stato a questo festival, torno adesso, viaggio disastroso, anzi mi dispiace, sono venuto vestito così, proprio in doppio petto blu, non ho avuto neanche il tempo di vestirmi da cinematografaro come avrei voluto. Come sarebbe da cinematografaro? No, insomma, non so, con una giacca di renna, con delle scarpe, sì, rosse, sì, non so, delle cose che sono così, non so, mi scuserai, vero? Viaggio disastroso, come dico, 6 ore, quindi figurati, sono appena arrivato, mi sono precipitato qui. 6 ore di jet, di aereo? No, di tram. Tram. Scusa un momento, non ho capito, questo festival era, dove era? Montevideo, non mi ricordo. Monteporzio era. Monteporzio Catone, allora c'è il tram perché non c'è altro mezzo e quindi siamo venuti col tram. Capisco. Però guarda, accoglienze straordinarie, popolazione devo dire entusiasta, molta simpatia per il nostro cinema, molto successo, molti applausi, molto carini tutti. Senti, in questa manifestazione avete effettuato anche proiezioni cinematografiche, quali film avete proiettato? Sì, proiezioni, non so. Sì, proiezioni, dunque eravamo lì nella piazza, sei del paese, c'era tutti quanti, non so, in abito da sera, molto belli, c'era perfino Lello Bersani che intervistava e appunto ci sono state delle proiezioni. Dunque tu sai che adesso siamo in crisi, che il cinema è un pochino in crisi, non si producono film in questo momento. Allora, proprio film non ne avevamo da presentare, abbiamo fatto delle ombre cinesi, con le mani, con... contro il muro della cattedrale, sai, con una luce, è venuto benissimo proprio. Rossellini ha fatto il coniglio, mi ricordo, molto bene, sai, ha fatto bene, vero, neorealista. La Coscina ha fatto lo struzzo, mi pare molto bene anche lei.
E c'era Vallone, ha fatto il lupo, benissimo, sai, così. Beh, successo, veramente bene. Senti, oltre a, a queste manifestazioni di cui mi hai parlato, eccetera, quali altri progetti hai di lavoro per il tuo progetti presente, per il futuro? Cinematografici, naturalmente, come sempre, questo è il mio lavoro. Adesso sto preparando un film a episodi. Che tu dirigi un film? Sì, io dirigo un episodio di questo film a episodi. Un episodio? Un episodio breve. Un episodio non lungo, ecco, un episodio corto, una cosa concentrata, un flash come un attimo. Una cosa. Ma in metri di pellicola, siccome voi parlate sempre di metri sì. di pellicola, 3.000 metri, 2.500 metri, quanto, come sarà? Così. Altri progetti di lavoro? Dunque, altri progetti di lavoro? Televisione, vorrei cominciare, vorrei fare una cosa in televisione, devo fare una serie di spettacoli come Blasetti sul cinema, quelle cose? Sì, non esattamente così, no, è proprio una mia, come apparizione, diciamo, un mio intervento, una mia entrata, una mia venuta in televisione. Insomma. Una singola? Una singola. In una trasmissione? Una trasmissione. E quale trasmissione, come si chiama? Si chiama questa. Questa qui, quella di questa sera. Questo qui, insomma, io, ecco, questo qui. Questa è la cosa, sì. E per il futuro? Per il futuro, per l'anno prossimo, un'altra cosa in televisione. Un'altra che? Cosa. Una trasmissione di che nome? Una trasmissione... questa qui, che si replica. La replica di questa, insomma, dell'anno prossimo. Però. La fanno... Anghingo, tre cantanti in uno show, io non ne vorrei nessuno, ma stasera ce n'è uno, l'Anghingo dirà chi fra questi sarà, che si presenterà. Anghingo, a tornare qui in TV, sarai precisamente tu. Allora tu, allora tu. Solo per te i miei capelli, come li avevo la prima volta che m'hai baciata. Aria di festa come quel giorno, forse stasera ti rivedrò. Guardo una rosa, la prima rosa della mia vita, sul mio vestito per i tuoi occhi la metterò. Aria di festa come quel giorno, forse stasera ti rivedrò. Il nostro giorno verrà, l'hai detto anche tu, ma quando? Per non lasciarci mai più, l'hai detto anche tu, ma quando? Aria di festa, come quel giorno, forse stasera ti rivedrò. Di festa come quel giorno, forse stasera ti rivedrò. Il nostro giorno verrà, l'hai detto anche tu, ma quando? Per non lasciare
lasciarci mai più, l'hai detto anche tu, ma tu. Aria di festa, come quel giorno, tra le mie braccia, ti stringerò. Grazie a Milva di essere intervenuta come vedette centrale del nostro spettacolo di questa sera. Vorrei, come si dice oggi in TV molto spesso, porre l'accento. Ecco, porre l'accento su questa impresa meravigliosa che hai compiuto tu, Milva, assieme ai tuoi colleghi Arigliano e Villa, sì, recitando nella famosissima trasmissione Canta Tutto. Grazie. Sai che anch'io ho il debole di recitare, so, se posso. Lo so. E vi ho visti veramente coraggiosi, spavaldi, sicuri di voi stessi. Una cosa veramente sconcertante, mi ha veramente scioccato. Ma tanti, veramente tanti complimenti. Tanti complimenti. Grazie. Chissà che sfaticata avrete fatto, eh? Faticato? Per niente, non abbiamo faticato per niente. Voi no, voi no, eh? Ma perché? Pensi che il pubblico nel vederci sì? Non l'ho detto, Milva, scusa. Guarda, noi nel girare Canta Tutto ci siamo divertiti moltissimo, veramente. Voi? E dalli. Allora vuol dire che il pubblico non si è divertito. No, non l'ho detto, Milva, non meno l'ho male. Detto. Piuttosto dimmi una cosa, adesso che fai ormai l'attrice di prosa, hai intenzione di smettere di cantare? Mai! Non smetterò mai di cantare. Ecco, sì. Ma perché? Non ti piace come canto? Non l'ho detto, Milva, non l'ho detto. E i tuoi prossimi progetti futuri? Ah sì. Sì, stiamo preparando la realizzazione della terza puntata del Canta Tutto. Ah! Sì. Fruttazzi! Lelio! E non lo rivedrò. Ho promesso ed è la verità. Forse un giorno lo dimenticherò, ma per ora no, ma per ora no. Ho promesso non chiedermi di più, non importa che cosa costerà. Te lo lascio, ma non mi domandar come scorderò, ed ora vai con lui, ma non sperar che al mondo ormai ci sia per noi qualcosa che non ha già dato a noi. Ho promesso e non lo rivedrò. Ho promesso ed è la verità. Te lo lascio ed ora che tu sai, vattene con lui. Ed ora vai con lui, con lui, con lui.
qualcosa che non ho già da quando. Ho promesso e non lo rivedrò. Ho promesso ed è la verità. Te lo lascio ed ora che tu sai, ora che tu sai, vattene con lui, ora va con lui, con lui, con lui, con lui. Adesso vi presento dan 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 Donaggio. Quando la ragazza che tu ami se ne andrà, capirai tante cose e non riderai di chi è solo come me. Quando solo resterai e tu piangerai pensando a lei e tremando chiederai se davvero c'è qualcun altro insieme a lei, ma solo allora capirai. Quando la ragazza che tu ami se ne andrà, quando solo resterai e quando solo resterai. E tu piangerai pensando a lei e tremando chiederai se davvero c'è qualcun altro insieme a lei, ma di nuovo riderai di me. Quando la ragazza che tu ami tornerà, quando la ragazza che tu ami tornerà da te. Don Lurio che ha del ballo come una mania, lo vedi negli angoli che prova i suoi passetti, e io vorrei saper ballare. Thank you.
prima di presentarvi il prossimo cantante, consentitemi soltanto una brevissima disquisizione sui nomi dei cantanti, sugli pseudonimi dei cantanti. Beh, è un luogo comune, in fondo, ma pensate a questi nomi bilingui che sono nati già molti anni fa. Il primo forse deve essere stato Teddy Reno, credo. Teddy Reno, che era per noi di Trieste, era El Mulo Ferruccio, cioè il figlio dell'ingegnere Ricordi, Ferruccio Ricordi. Teddy Reno, tutti, ma sei matto! Adesso, Nick, qui, tan, tan, e tan, e ci siamo abituati. Piano piano ci si abitua, 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 ci si abitua. Va tutto bene. E Vasso Ovale? No, dico, avete visto tutti i manifesti, no? No, Vasso Ovale, un cantante che tra l'altro conosco, un ragazzo simpaticissimo, che canta benissimo, che senz'altro non si è inventato lui questo pseudonimo, se è uno pseudonimo, perché potrebbe anche essere il nome vero. Allora, se Vasso è il cognome, mi sta pure bene. Ingegner Vasso al telefono. Ma allora in quel caso è possibile che uno di nome faccia Ovale? No. Mi immagino che la mamma da bambino lo chiamava Ovalino, vieni dalla mamma, Ovalino, su, vieni dalla mamma. E lui, sto piccinino tutto che rotolava verso la sua mamma. Non è possibile, non è possibile. E allora viva la faccia di uno che si chiama semplicemente Michele. Grazie perché sei ancora mia e mi sai dare tante cose che io non ti do. Ti ringrazio perché quando vado via sai aspettare che ritorni da te. Io vorrei trovare in me quello che non sento più e so che tu mi aiuti. Ti ringrazio perché nel mio cielo grigio resta soltanto il tuo bene per me. Io vorrei trovare in me quello che non sento più e so che tu mi aiuterai. Ti ringrazio perché nel mio cielo grigio resta soltanto il tuo bene per me. Oh, 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 oh. Grazie.
finale di trasmissione, piccolissimo annuncio per grandissima cantante Rita Pavone. Ti vorrei fermare, oh, ti vorrei parlare, per poterti dire così. Quando un giorno io più grande sarò, solo te, solo te sposerò. Me lo dicesti un dì, lo ricordo ancora, quando un tempo giocavi con me. E mi dicesti ancora, io ti giuro che io voglio bene a te. Ora tutto è cambiato da allora. Con chi sei, con chi vai, non lo so. Io so soltanto che non mi guardi più. Che ti ho fatto ancora, non lo so. E mi domando se si può cambiare d'un tratto proprio così. Proprio così. So soltanto che non mi guardi più, che ti ho fatto ancora, non lo so. E mi domando se si può cambiare d'un tratto proprio così. E mi domando se si può. Scriverò, scrivi,
Benedettati. Figliola. È un padre che ti parla. No, volevo dire, io, sì, effettivamente io ho una figlia che si chiama Donatella, che ha 16 anni, che è grande così, che è piena dei tuoi dischi, io ne sono felicissimo, a parte la spesa, vabbè. Oh, e quindi tutto va bene. Soltanto una domanda vorrei farti. Ma sei sicura? Oh, nota, tra l'altro, che io sono un quarantenne di quelli che si ricordano benissimo di aver avuto 15, 16, 17, 18 anni, 20. Ma bene, beh, tanto è vero che ancora oggi sono sempre dell'idea che in qualsiasi caso voi giovani, voi ragazzi, avete sempre ragione. Mamme, ricordatevelo, babbi, ricordatevelo, hanno sempre ragione loro perché sono avanti. Fin qua. Ma sei sicura che se non ci fosse stato, fatti conto, St. Louis Blues nel 1890, poi tutta la serie dei blues, negro, spirituals e queste cose qua, di cui i tipi come me erano fanaticissimi negli anni addietro, e l'era dello swing, e tutte queste altre fanaticherie che ci facevano come voi fate, yeah, come fate? Che io poi manco sul proprio, non so neanche imitarlo, mentre noi, sei sicura che ci sarebbero stati oggi i Twist, i Madison, i Legali, eccetera? Ora, lo swing era secondo te valido anche nel senso del ritmo? No. È un fatto fare così. C'è tutta la differenza. Capisco. Io volevo invece farti capire che si tratta in fondo dello stesso filone, che si tratta della stessa cosa. È tutta un'altra cosa. Rita, è la stessa cosa. È tutta un'altra cosa. Rita, è la stessa cosa. È tutta un'altra cosa. Ma aiuta, Gianni, per favore, aiutami. Ma è incredibile. Che mi importa se sono pelo di carota? Meglio aver la testa rossa che la testa tutta vuota. Che mi importa se ho un nasino difettoso e non nasconder che. E per questo ti piaccio, piaccio. I hate to see the evening sun go down. I hate to see the evening sun go down. Just because my baby she don't leave this town. Che mi importa se sono un po' lenticinosa? Le lenticini sono fiori in un prato tutto rosa. Che mi importa se sono un pelo di carota e non nascondere che è per questo che ti piaccio, piaccio. Feeling tomorrow just like I'm feeling today. Yes, feeling tomorrow just like I'm feeling today. I'm gonna pack my grips and make my getaway. Che mi importa se sono pieno di carota, meglio dare la testa rossa che la testa tutta vuota. Che mi importa se ho un nasino difettoso e non nasconder che è per questo che mi piace. My lucky star. Perché la domenica mi lasci sempre. Heaven, pa da da da, pa pa da brio pa brio pa brio pa pa da. Non essere geloso se con gli occhi fallo. Non essere curioso se con gli altri fallo. Different to pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da. This
che di tasche va da fatto te vada. Benedetati. Questa polemica si è conclusa con un compromesso tra due generazioni, come avete visto. Ed ora Rita, in omaggio a tutti i quarantenni del mio tipo, vi canterà una canzone del nostro periodo, che si intitola Dancing in the Dark. Dancing in the dark, oh, till that tune answer. Dancing in the dark, and it soon answer. Waltzing in the wonder, oh, why we're here. Time hurries by. For delight, of a new laughter, brighten up the night.